La fisica, lo studio fisico dell'universo, trova il 95% dell'universo, questo che il resto è costituito di materia nera, di energia nera, poi manca appena non ce la faccio né a analizzare perché non sa nemmeno ciò che ha bisogno per le equazioni, per caratterizzare l'universo, ma guarda, o la psicanalisi, studi dello scusciante, è tutta una parte invisibile. Donc, parliamo anche da un punto di vista scientifico di affari che sono invisibili. A parte chi non concepisce mica, e non pide mica un conto, fidanzi popolari universali. Ma che questo rapporto qui all'invisibile nella cosmologia del mondo è universale. Tutte le società tradizionali parlano di stessa fase. E per questo che noi troviamo questa universalità di miti, di voli. E questo che ti faccio per me. À sa réalité. Donc, à partir de lui. Alors, sa réalité, je dirais, de la vol en général, de la réalité, tout, prima de scoprire la materia analysée, la découverte de la forme des racontes, quasi familiari, no? Ciò che diceva prima, qui è in casa, la tua campata in casa e ciò che questa struttura fa seguito l'ha parlato in casa, ma lo studio che ha fatto dopo ha lacato da canto questa parte immaginaria per avere giustamente, come con le questioni prima, che differenza c'è tra un mito e una leggenda, un mito, per me oggi tra un mito e una leggenda. Faccio una differenza con una tipologia personale, ma per me all'idienda, la leggenda, vuol dire che deve essere letta, un racconto che deve essere letto, sottinteso all'altare, come che si litiga l'affare come doveva all'altare. Quindi qualcosa che si può leggere all'altare è qualcosa che non ha mica da essere avvalso, qualcosa che non può mica essere mitico. Allora, chi può ne essere questi racconti qui? Per me un leggendario mette in scena un racconto mitico che è stato organizzato o recuperato di modo ideologico, a pro sia di un potere temporale, il giorno, il re, il papa, sia paese, e poi diventano gli santi, Cristo, Dio, Maria, e questa recuperazione qui per me dà giustamente l'idea che sta a fare qui è una legge. Allora, le leggende hanno a che vedere in quel territorio, posto che qui, se non tocchiamo una leggenda, un potere si occupa di loco. Dunque, se non c'è un castello, una storia indietro a un castello, è una leggenda, perché un castello impone a un momento dato un'idea, un discorso che ha a vedere con quel potere. Dunque, come organizzare una pensata mitica, popolare, per valorizzare o legittima un potere di giudice, è un scopo di Alibi. Invece che per me è un mito, la realtà civica, è un mito cosmologico, un mito di fondazione di un mondo, di fondazione, di spiegazione per chi c'è un tavolo in una montagna, per chi è apparso un albero, fare così. Invece che l'idea è politico senso largo, è ideologico. E a vola è staccato completamente da questo mondo qui, ma tratta sempre di questo mondo immaginario, questo chi. O giovane o a giovane che parte in circa a cercare fortuna nel senso latino, di usare questo destino, che parte ad a trovare gioia, ad avvalutare, eccetera, per diventare un uomo, un discorso iniziato. Ma che tratta sempre di warca, di vranca, che lo giunge nei foresti, a foresti, a foresti, è un mondo di morti. Questi animali che parlano non sono mica animali, sono morti, sono anziani, sono telati. E l'idea di concepire l'animale come un veicolo, una maniera di brancare, si ritrova in tutti questi racconti qui. Questo che mazzino come un animale, questo che i tipi danno la forma di un animale, poi giungere da un tartare, questo che in avoglio giustamente ci sono questi racconti qui, questo che la strega di invenzioni può apparire sotto la forma di un amico o di un diagano. No? Animali. Dunque ci sono quantunque maniere di concepire questa
cosa que vous avez dit, qui vit dans le compte de Fidence, on a lié à tout ce qui raconte. Il y a la légende qui sera liée à tout côté, mais la légende, au Moscon d'Avret, au Moscon qui a venu à la gente, qui trouvait mon mythe. Mais après, de una discorsata politica, ideologica, a un momento dato, di ecco, questo potere lì è nostro, è normale, e si conta così. Se vuoi può spiegare un po' i fatti, malattie, epidemiche. Allora, qui è una riflessione materialista, marxista. Voilà. Ah, c'è sempre una causa e una conseguenza. Invece che no. No, a Iesia, o tamaira, i poteri locali, Giovanni della Grossa che ha prodotto un po' di gang di Lido, lo scopo non è mica di spiegare affari che sono naturali, perché al Medioevo, vogliamo la malaria, non c'è mica DTT, non c'è mica l'americana della Giunta. Dunque è così, faccio parte della realtà. Dunque non c'è mica questa parte per spiegare questi affari. No, solamente. Più petta, che è un antenato mitico a me, secondo la parola di Babu, voilà. È un molinaggio, che ha lottato contro un conte con l'orso alla mano, non dico la parola si capisce per chi si vive da voi, dunque la costruzione, perché è un molinaggio non è mica un paesano, non è mica un disgraziato, è una piccola borghesia che si organizza, che a capo del momento gli darà un potere. Ci vuoi dire qui a chi testo va di allusione in maniera particolare? Beh, Giovanni della Grossa ne parla, ma ci sono le versioni popolari, rurali, che sono giunte fino a oggi. Come ti dico, per Tarocca, a Tarocca, con Tarocca, come va per la Parsuasa, la presa Pomponi, quando ha fatto una conferenza nella storia della Corsica in Portivecchio, ha detto come se l'affare di Avincione, come se era stata via. Ha detto, per me c'è la storia scritta, la storia orale è la mia verità, a me. Faccio parte delle stesse affari. Un messia mi voleva chiamare Chiupetta. Lasciamo un po'. Vuol dire che questa memoria qui che si tramanda a bocca di generazione in generazione ha un origine. Che li ha, da una parte, tutta questa pensata di credenze sul rapporto al mondo mitico, utilizzato per un scopo maggiore, che è quello di legittimare un potere. Allora, quando è che è stata operata questa funzione, non si sa mica esattamente. Ma che penso che si passa così? Allora, in De Ocampo, per situare appena ho pensato analitico, in del mondo di colleghi di partiti vegani, ma la stessa visione di un'analisi diciamo, antropologica di Europa, come si situa l'originalità di Europa? Ti sei litigato con certi? No, perché penso che anche in presentazione che ti ho scritto qua qui, la gente sta assente. Ma no, perché penso che sono appena, quando conosce nemica le mie teorie, sono appena sorpresi di fare qui, ma non è nemica contraddizione a portare. Ma forse che ha la visione mica sui, voglio dire più generalmente. Dopo, se tu vuoi, la problematica più larga è quella di Mentoia Morin, giustamente, è un problema di disciplina. Per andare più lontano, ci vorrebbe che l'archeologo dell'università, gli storici dell'università, l'antropologo dell'università, i linguisti, i filologi, ma tutti questi enti che lavorano nella toponimia, nei vestiti di neolitico, di un medioevo, lavorano insieme, per mettere insieme, lavorano in uno spazio di finito, un sito, e produce le stesse parti, vero, ma il problema è che è mai ritrovato. Ciò che ti dicevo al principio, è che a me posiziona a me, che più da un conto mitico come qualcosa, come una verità popolare, non può mica essere concepita così da uno storiano o da un archeologo. E se sono bucci, quindi mica metta bucci in desoi sopra. Ma c'è quantunque oggi, c'è quantunque. È un'evoluzione. Una rivoluzione critica ad ogni zona, di campo della storia. Non mica Osenu. Osenu, ognuno intende.
ils ont vu les Non, mais quand le je dis pouvoir. comme je suis remis en cause à Dimitri Monero, il paraît une affaire proprio où on s'est discuté mica, et pour finalement, j'y vais de là, disons, la grosse, c'est de Napoléon n'est pas mort. Napoléon Non, est sans du plus, pouvoir. donc c'est une remise en cause, si vous voulez, et encore à livello générale, c'est una volontà Non, mais c'est di scartarsi di un certo positivismo Bah, che io questa è una penso. buona, è una buona, e sarebbe bene giustamente di poter lavorare insieme lontano, lontano su 2000. Allora, tu